Ciao da Erika e benvenuta in questo podcast. Questa è la prima puntata di una serie intitolata Donne Consapevoli, dove parleremo insieme tra donne per le donne, per migliorare la nostra consapevolezza, la percezione che abbiamo del mondo e di noi stesse. La prima intervistata di questa serie è Jasmine Alicia Carter, coach del ciclo mestruale e della sessualità, nonché mamma di uno splendido bambino, Ravi, e futura moglie. Con lei esploreremo il mondo della femminilità, della sessualità e del ciclo mestruale, scoprendo che possiamo trarre grandissimi insegnamenti anche da questo aspetto così importante nella nostra vita. Non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi. Non resta che iniziare la nostra intervista. Allora, ciao Jasmine e benvenuta. Sono felicissima di averti qui a intervistarti perché ci conosciamo da un sacco di anni ormai, quindi ho visto la tua evoluzione e in questo percorso così, così insolito, così particolare, ma così importante allo stesso tempo. Avendo visto la tua evoluzione, sono molto curiosa di sapere come è nata questa idea di occuparti di ciclo mestruale e di sessualità, quindi ci piacerebbe sapere la tua storia prima di questo tuo lavoro. Wow, tanto grazie mille, sono veramente emozionatissima di poter portare questa conversazione perché è estremamente importante, almeno per me ha veramente rivoluzionato e cambiato la mia vita in modi che ancora oggi non mi capacito, quindi grazie mille. È un piacere. Allora, prima di arrivare a dove sono oggi, io sono nel cammino, diciamo, dell'iniziazione alla femminilità, lo chiamiamo così, questo rito di passaggio, da ormai 6 anni saranno più o meno. Wow! Sì, sono passati anni quali, wow, cioè di una densezza incredibile da quando mi sono veramente resa conto del potere, diciamo, che abbiamo nei nostri genitali. È stata una cosa assolutamente magnifica e prima di questa iniziazione, perché c'è proprio un prima e un dopo, e sono sicura che cioè, ogni donna ha quel prima, quel dopo, quel momento in cui si ricorda quando accade questo cambiamento. Prima mi sembrava di vivere in un sogno che non era molto dettato da me, dalle mie leggi, dalle mie regole. Se era un vivere completamente che mi mancava qualcosa. Era proprio costantemente questo senso che mancava qualcosa. E potevo, cioè, nel tempo poi ho avuto tantissime cose, tantissime esperienze. Era quella ribelle, era quello che faceva sempre un sacco di cose, era incontrollabile di mia natura. Ma c'era sempre, era sempre dettata questa cosa, questo senso restlessness, si dice in inglese, no? Questo senso di costante ansia, questa cosa che bruciava, che non mi faceva mai sentire soddisfatta, sempre la ricerca di qualcosa. E non lo trovavo nelle mie relazioni. Le relazioni sono state un punto estremamente importante in tutta la mia vita, da quando sono nata, perché vivendo in una famiglia, diciamo, entrambi i miei genitori militari, non c'era assolutamente questa, l'aspetto dell'amore, diciamo, mancava molto all'interno della mia famiglia. Quindi sono nata, diciamo, in questo ambiente molto molto freddo, molto molto pieno di regole, di regolamenti, e per vivere devi fare queste cose. La vita è una sofferenza, è tutto legato a devi sempre metterti fuori, devi estenuarti, devi essere sempre stanca in modo da vivere. Questa è sopravvivenza. Esatto. Perché devi sempre stare in questo stato di sopravvivenza. Ed era come se mancava sempre un tassello. E questo tassello mi ha fatto portare a fare un sacco di esperienze, diciamo, ma anche moltissimi errori, drammatici errori, nell'ambito delle relazioni, ma anche del lavoro, fare lavori che non mi piacevano, che non mi rispecchiavano, stare con persone che erano non proprio buone per me, quindi anche a livelli quasi di abuso, possiamo dire, quindi insomma ci sono state esperienze anche molto forti e c'era sempre quel perché mi trovo sempre in queste situazioni, perché cos'è che mi manca? Poi fortunatamente, come ci siamo conosciute io e te in questo percorso spirituale con un importantissimo maestro, però diciamo che abbiamo vissuto questa incredibile fase di trasformazione a livello proprio della spiritualità, in cui ho iniziato a rispondermi a quelle domande
del perché, del senso della vita, diciamo, tutte queste cose mi ha dato finalmente una risposta, diciamo, a livello del cuore, mettiamola così. Però, c'era ancora quel però, c'era ancora quel cavolo, ma c'è sempre qualcosa che mi manca. Finché non è accaduto che durante una cerimonia di una pianta sacra, diciamo, ero col mio ciclo mestruale, Avevo cicli dolorosissimi, cioè proprio quei cicli che non riuscivi a alzarti dal letto, a volte dovevi vomitare, cioè proprio era una maledizione. Ero col mio ciclo e ho avuto questa esperienza incredibile di guardare il mio ciclo per la prima volta. Ho detto, basta, cioè guardalo. Per una volta tanto guardalo, non essere quella che deve mettere sull'assorbente e buttarlo via come se fosse e continuare a avere queste idee malsane che il ciclo non è una cosa, che è una maledizione, perché ce l'ho? Che guardalo. Fa schifo! Che fa schifo, che l'ho guardato e mi è sembrata la cosa più bella di questo mondo. Era la mia storia, wow, il mio ciclo, la mia vagina, la mia sessualità, la mia vita, i miei desideri, il mio piacere. E quindi da lì c'è stata una svolta proprio nella tua C'è vita? stata una svolta, è stato un percorso lunghissimo perché sono stata piuttosto autodidatta nel mio percorso, non ho avuto le informazioni tutte davanti a me, però sono stata graziata perché una volta che si crea questo specie di rito di passaggio, mi piace chiamarlo, perché è proprio un rito in cui ti rendi conto che c'è qualcosa di più, che non è tutto quello che ti hanno detto fino adesso, cioè quel qualcosa in più che ti mancava. Quando ti rendi conto e entri in questo passaggio, questo rito di passaggio, è come se accedi in un'altra dimensione dove ci sono una marea di possibilità, un'infinità di possibilità da poter esperire. Quindi il mio percorso è iniziato da lì e diciamo, è sempre in evoluzione, è quello il punto. Quello che voglio dire è che è costantemente in evoluzione, non c'è un punto di fine. Diciamo. Sono curiosa di sapere una cosa adesso. Siccome la gravidanza e soprattutto il parto per me sono stati questo punto di passaggio di cui parli, volevo sapere un po' anche dal tuo punto di vista, nel senso, mi spiego meglio. Per me è stato l'entrare nell'età adulta, partorire mia figlia. Mi ha fatto sconvolgere in tutti i sensi, ma mi ha fatto anche apprezzare veramente quello che siamo noi donne, la nostra forza, la nostra potenza. È stata una cosa incredibile il parto, al di là dei dolori atroci, ma mi sono proprio resa conto di quanto sia importante il nostro ruolo in quanto creatrici di altre vite. Mi ha proprio cambiata completamente, io non mi riconosco più nella Erika del prima del parto e volevo un po' sapere invece la tua esperienza, siccome anche tu hai un bimbo piccolo, bellissimo, come è stato per te vivere la gravidanza e il parto? Beh, allora, la gravidanza per sé era già avvenuta in un momento in cui stavo già camminando questo percorso, avevo già fatto tantissimo lavoro sulla mia sessualità, sulla consapevolezza del mio corpo, della mia vagina, cioè integrare tutte queste parti di me. Quindi l'ho vissuta in un modo molto, molto, molto consapevole ed è stato meraviglioso dall'inizio alla fine. Ed è una benedizione per me perché conosco tantissime donne, sappiamo che non è un. È quasi un privilegio, diciamo, nonostante sia una cosa assolutamente normale, dovrebbe essere la norma vivere benissimo la propria gravidanza, vivere benissimo il proprio parto, ma chiaramente accadono cose nella vita che ci fanno vivere tutt'altro. Quindi l'ho vissuto con totale apertura, sentendo tutti i vari cambiamenti nel mio corpo, sentendo tutti i cambiamenti proprio, e anche questo è un rito di passaggio che solitamente non siamo introdotte. Perché non sappiamo che i nostri corpi cambieranno per sempre, non sappiamo che il nostro seno cambierà per sempre. Da essere, sai, giovanile, sempre bello in alto, Alto. adesso è tutto alto, adesso è bello morbido. Perché uno dice floscio, invece è morbido perché cioè, donato il tuo latte a un bambino, l'hai sfamato, se sei riuscita a farlo, chiaramente. Il tuo corpo cambia, il ventre cambia. E chiaramente tu che porti un bimbo nel grembo ti fa automaticamente portare più consapevolezza a questa zona del tuo corpo. Questo per quello è un momento di passaggio molto molto potente per la donna, anche per chi non ha idea di queste cose, però ha una specie di ricordo che dice effettivamente io ho potere, ho un grande Caspita. potere, cioè se io riesco a creare vita, cioè io guardo mio figlio e dico lui prima non c'era, non Esatto. esisteva.
non esisteva, cioè il mio corpo ha portato spirito in forma. Esatto. Come? Esatto. Attraverso il ventre e attraverso il canale della vagina. Quindi questo fa riflettere tanto, perché nelle antichità la vagina era così revered, era una cosa assolutamente devozionale, c'era tantissima gente che si prostrava davanti alla vagina, al potere della vagina, al potere della creazione della donna. L'ignoranza femminile è una cosa pazzesca. Che a pensarci attualmente non è tanto diversa questa devozione, il problema è che si è un po' alterata la percezione e a tal punto la sessualità, il fatto di nominare così apertamente la vagina è un grandissimo tabù in tutto il mondo, però l'Italia è uno di quei paesi, forse per il fatto del cattolicesimo, nei quali si fa molta fatica ad affrontare l'argomento e anche a viverlo e a esprimere quello che magari sentiamo dentro. Quindi volevo chiederti se hai notato dei blocchi ricorrenti nelle donne che ti seguono, che magari ti parlano, ti spiegano quali sono i loro problemi, se ci sono appunto dei blocchi che hai riscontrato più facilmente e se c'è possibilità anche di superarli poi, questi blocchi nei confronti della sessualità. Beh, assolutamente sì. Allora, io lavorando con tantissime donne, e non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, ho visto tantissime realtà diverse. E come dici, in Italia, anche paesi come l'India, paesi dove c'è molta, diciamo, arretrati un po' culturalmente in qualche modo, cioè tantissimo tabù. E donne in India soprattutto fanno proprio fatica a dire solo la parola vagina. In Italia ormai è quasi, ok, dico vagina per scherzo, però proprio dici, prova a dire vagina, ho visto questo documentario, una bambina si è messa a piangere perché non riusciva a dirlo, da quanto vedi che questo tabù è così ingranato nel corpo delle persone. E questo si manifesta in tantissime problematiche, cioè le problematiche che riscontro sono numerosissime, ma sono tutte collegate da un fil comune denominatore che è la non consapevolezza, la non conoscenza del proprio corpo e la funzione dei nostri genitali, perché nessuno ci spiega queste cose. Noi nasciamo, cresciamo, passiamo alla pubertà, passiamo i 30 anni, passiamo svariate fasi nella nostra vita, arriviamo alla menopausa, in un modo molto lineare, e nessuno ci spiega cosa sta accadendo nei nostri corpi, nessuno è lì a dirci guarda che cioè adesso sei sessualmente più attiva, hai tutte le varie fasi del tuo ciclo mestruale, ci sono delle energie che stanno entrando ci sono dei modi in cui tu puoi entrare in risonanza con il tuo ciclo, nella tua vagina esiste tutto il tuo potere, cioè esiste tutto il tuo potere, è una cosa incredibile. Nell'Ayurveda o nei testi antichi, la zona del sacrale, i chakra che ci sono, la zona del sacrale, che appunto si chiama sacro, la zona sacra, trattiene tre delle cose più importanti che noi infatti desideriamo con tutto noi stesse, ma non possiamo avere. È come se non riusciamo ad entrare in quello spazio dove possiamo avere. Sono sesso, quindi una vita completamente sessualmente espressa, la sessualità, i soldi, quindi il denaro, è un altro estremo tabù che esiste nel mondo, abbiamo forti, forti, forti opinioni sul denaro, e il potere. Queste tre cose sono nel sacro, e pensiamo che queste tre cose le condanniamo con tutto noi stesse, pensando che sia il demonio, quando in realtà sono la cosa più sacra che noi abbiamo, e quando riusciamo a entrare in contatto con questa cosa, la nostra vita cambia. Perché diventiamo noi quelli che riusciamo a creare le condizioni che vogliamo nella nostra vita, riusciamo a ottenere soldi perché abbiamo potere, perché abbiamo un buon rapporto con la nostra sessualità. Il che non vuol dire concepirlo in maniera negativa, anzi è il contrario, giusto? Esatto, assolutamente. Ma questo implica che, cioè, il lavoro da fare su se stessi è importante, perché diventi così grande, il potere deriva responsabilità, la responsabilità è che noi dobbiamo essere capaci di contenere tutti gli opposti della vita. Per quanto c'è l'altezza del bello, la gioia, la felicità, il potere, che il potere ti fa avere soldi, quindi diciamo che tante cose belle, ma devi essere anche capace di
sopportare certo. e stare dentro l'intensità di tutto quello che accade all'opposto, quindi la negatività, i commenti negativi, perché il giudizio delle persone, che loro sono già ancora represse, più tu ti attualizzi, più tu ti liberi, più le persone che non sono libere ti giudicheranno, cercheranno di fare di tutto per tenerti giù, per tenerti giù, per non farti avere soldi, per non averti fare sesso, per non averti fare potere, l'impatto in questo mondo. E la cosa curiosa è che davvero parte tutto dalla presa di consapevolezza del nostro corpo, che è una cosa che io dico sempre che è importantissima, banalmente, per quanto siano distanti tra virgolette i nostri due ambiti, perché io insegno Pilates, quindi in realtà sono strettamente connessi, perché impari muovendoti a prendere coscienza di te stesso, a partire da ciò che sei abituato a sentire, no? Cioè non servono grandi discipline, grandi percorsi, bisogna imparare ad ascoltarsi innanzitutto. E se impari ad ascoltarti sei anche in grado di gestire poi quello che hai attorno, certo. perché ascolti la tua parte più profonda. Mamma mia, sì. Yes, yes, yes. E la cosa è che questa frase come impara ad ascoltarti, sembra così lontana per così tante persone, perché se non è capace, cioè tante persone dice impara ad ascoltarti, ascoltati. E uno dice cosa devo fare? Cosa devo ascoltare? Esatto. Quindi è questo il femminile, cioè il femminile è una cosa che ti quando ti connetti così profondamente con la tua vagina, la yoni, che mi piace tantissimo chiamarla yoni in sanscrito. Poi ah, in sanscrito, ok. Però perché. Però nella yoni, cioè noi siamo, il femminile funziona nel ricevere, noi siamo disegnate per ricevere. Mm-hmm. Quindi il nostro corpo biologicamente è fatto per ricevere e noi, ed è molto controintuitivo perché le donne sono abituate a dire ma come? Io sono quella che dà, il femminile dà, è quello che dà, da questo, ai figli, è una madre, deve dare questo, deve dare, finché non siamo stremate. Ma dare è maschile, femminile è ricevere. Ricevere vuol dire veramente sentire, ma sentire con una tale passione, con una tale apertura di cuore. E se proprio io ricevo il complimento, io ricevo soldi, io ricevo la bellezza, io ricevo il piacere. È questo il nostro, la nostra saggezza. Questi sono i mezzi per arrivare a questa saggezza intrinseca nel corpo, il piacere, la gioia. La pace, arrivare in questo stato in cui non c'è niente che bisogna fare per sentirsi amate, non c'è niente che tu devi fare per sentirti meritevole di tutte queste cose. Questa è la magia del femminile, cioè quando riesci veramente a stare dove sei in questo momento e a darti proprio un abbraccio e dire io mi amo, nonostante qualsiasi cosa che sta accadendo nella tua vita. E questo quindi parte proprio dal corpo. E quindi non ascoltare questa parte così importante, a tuo parere, a cosa porta? Che cosa comporta? A me viene dissociazione, proprio una dissociazione tra noi stessi e in questo caso il nostro corpo. Il nostro corpo è ciò che ci rende umani, che ci rende possibile vivere questa esperienza in qualche modo, no? Poi c'è questo studio interessantissimo che dice che noi viviamo il 5% della nostra vita coscienti e il 95% è tutto inconscio ed è tutto dettato da abitudini. Quindi se noi quel 5% che noi viviamo da coscienti è dettato da tutte queste idee limitanti che abbiamo di come siamo come donne, di tutti i tabù e la nostra sessualità e non riusciamo a ricevere complimenti, cioè tutte queste negatività, è come se quel 95% di inconscio noi stiamo operando sempre da uno spazio di carenza, mm-hmm. e non di empowerment, di potere, di consapevolezza, di amore, gioia, piacere. Tutta questa costanza di azioni, pensieri, tutte queste cose negative su noi stesse poi vanno a creare una sorta di ristagno. E mi piace molto lavorare con l'energia, perché il femminile è tutto energia e dobbiamo... Un pezzo molto molto importante è veramente ricordare
della nostra parte energetica, che abbiamo due corpi, non solo il corpo fisico, ma abbiamo anche un corpo energetico intorno a noi. E queste due, imparare a mettere queste due cose in contatto ci rivoluziona la vita, ma a livello energetico tutte queste idee negative, tutto questo ristagno di emozioni, crea molte problematiche, sia a livello comunque delle nostre emozioni, della nostra energia, ma anche al nostro fisico. Mm-hmm. Abbiamo di tutti i problemi, se guardi nel mondo del femminile, tutte legate alla sessualità. Abbiamo l'endometriosi, abbiamo le cisti, abbiamo le infezioni, abbiamo la candida, abbiamo di tutto, problemi alla menopausa, troppo sangue, troppo poco sangue, niente sangue. C'è sempre tantissime cose, che disfunzioni che accadono proprio a livello dei genitali, proprio perché lì abbiamo tantissima energia, lì è proprio dove tendiamo ad accumulare tanta tanta energia. Quindi questo lavoro è importantissimo, perché quando porti tanta consapevolezza lì, ci sono tutti i mezzi del mondo, io ho uno shop dove vendo tutti questi, gli attrezzi che servono alle donne per riuscire a muovere finalmente questa energia, promuovere anche solo ossigeno. Immagina, i genitali, cioè il nostro corpo ha bisogno di sole, i nostri genitali non vedono mai il sole e sono la parte più importante del nostro corpo. Quindi tu immagina una casa chiusa per quanti anni oggi? 29 anni? In cui quella stanza non è mai stata aperta. Cosa troverai? Polvere, ragnatele. Un sacco di ragni, ragnatele, troverai tutto scuro, tutto morto, le piante morte, sarà tutto... E poi le donne si chiedono, ma perché non sento niente quando faccio sesso? O perché ci sono tutti questi blocchi? O perché non riesco... È chiaro, serve veramente, certo, portare... Quando tu lavori attivamente, ci sono questi bellissimi cristalli, io lavoro moltissimo con i cristalli, proprio fatti dalla madre terra, adoro lavorare con, direttamente l'energia della terra, sono dei dildo di cristallo, mettiamolo così, o yoni egg. Tu vai veramente a lavorare per portare ossigeno di nuovo, apri le finestre, apri le ante, sbattiamo, sbattiamo i tappeti, rendiamo questo spazio un tempio, per favore, e vedrai la tua vita quanto cambia da questo punto in poi. Quindi ragazze, datelo, Jasmine ha tutto quello che serve. Hai anche un percorso, giusto, tu, che... In inglese, se non sbaglio, ma so che ci sono anche richieste. Sì, adesso in inglese. Sì, piano piano. Sto lavorando dietro le quinte per portare anche più di questo in italiano. E so che questo percorso lo basi su tre pilastri fondamentali e ci piacerebbe conoscerli meglio. Diciamo, in generale, questi tre pilastri sono nati proprio dal mio percorso, da come è arrivato questo percorso a me, quindi... Il primo pilastro sarebbe conosci te stesso, quindi il pilastro della conoscenza. E tante persone si fermano poi alla conoscenza, perché la conoscenza, come la logica, è molto, how do you say, praised in inglese, è molto acclamato, diciamo, no? Avere la conoscenza, avere i dottorati, avere... è molto, molto, molto praised. Ma manca, diciamo, poi l'aspetto... della saggezza, dell'esperienza. Quindi vedo tantissime persone che sanno tantissime cose, ma poi non le applicano, non diventano embodied, non incarnano quella conoscenza. Però è un punto importante. Quindi la conoscenza è un pilastro dove io semplicemente spiego tutte le regole, tutta la biologia, tutta la tecnologia avanzatissima che riguarda il corpo femminile. Mm-hmm. Quindi da come funziona il ciclo mestruale, quali sono le quattro stagioni, quali sono le quattro stagioni energetiche anche, come si può lavorare con l'energia, cosa significa lavorare con l'energia, come riuscire ad entrare in simbiosi con questi cicli che sono poi collegati anche con la luna, sono collegati con i nostri ormoni, con tutti i cambiamenti ormonali che abbiamo. Quindi quando hai il ciclo mestruale non è un momento in cui vuoi fare un sacco di attività lavorative, fare il tuo sport a livello estremo, fare business. È un momento in cui il corpo ti sta chiedendo di riposarti completamente. Mm-hmm. Ma e riposarsi non vuol dire che sei pigro. È molto importante per la donna invece ricaricarsi, perché quelli sono i momenti in cui la donna riempie il suo bicchiere. Così nelle prossime stagioni finalmente può tornare a dare da un passo di pienezza. Quindi ci sono un sacco di cose da dire lì. Spiego tutti i metodi contraccettivi naturali. Non serve la pillola, non serve la spirale, non servono cose che vanno a invadere il tuo corpo per riuscire a
se ci tieni chiaramente a vivere la tua sessualità in un certo modo, ci sono dei metodi, e spiego anche tutto quello, la nutrizione, ci sono tantissime, quindi questo è tutto il mondo della conoscenza, cioè tutto quello che devi sapere su cosa si basa la tua biologia, tecnologia femminile. Il secondo modulo sarebbero i metodi, okay? Quindi l'ho chiamato nutri te stessa, quindi sono tutte le, anche qui, sono sempre conoscenze, però ci sto iniziando già a dare dei modi attivi per riuscire a mettere in pratica la conoscenza. Mm-hmm. Okay? Quindi abbiamo delle pratiche meravigliose come lo yoni steaming, che sono i vapori vaginali, una pratica millenaria, cioè antichissima. In pratica un sufumigi. Un sufumigi vaginale, bellissimo. È una delle esperienze più... è un'esperienza meravigliosa. Ed è incredibile di quanto riesce a guarire tantissime problematiche a livello della femminilità. Tantissime, tantissime. Qua ci vorrebbe fare una chiamata solo sullo yoni steaming. Anzi, su tutte, ogni singolo mezzo che io do disponibile, cioè da fare... veramente una chiamata intera. Sì, tutte le cose che ti servono per nutrire, diciamo, il tuo corpo femminile. Quindi abbiamo conoscenza e conosci te stessa. Nutri te stessa sono tutti i metodi in cui puoi iniziare a nutrire il tuo corpo nel modo più autentico per te, perché poi ognuno è diverso. E l'ultimo è ama te stessa. Quindi qui andiamo molto molto in profondità, diciamo che arriviamo proprio al cuore centrale, quella saggezza, e sono le pratiche, direi proprio, qua siamo nel mondo proprio del tantra, diciamo, quindi il mondo in cui riusciamo a trasformare le emozioni, i ristagni, le negatività in energia creativa, in pace, in piacere, in amore, quindi impariamo a navigare le nostre emozioni, impariamo a entrare veramente stretto in contatto con la nostra vagina, usare quell'energia per manifestare ciò che vogliamo. Super interessante. E a proposito di creatività, dietro di te c'è un bellissimo disegno che hai fatto tu. E di la tua, la caratteristica di questo disegno, la più particolare, al di là di essere un bellissimo mandala. Grazie. No, beh, sì, è un dipinto con sangue mestruale. Diciamo che disegnare con sangue mestruale è la mia firma, diciamo, è la mia cosa, è la mia cosa caratteristica. Solitamente dicono, ah, Jasmine, sì, quella che disegna col ciclo mestruale, quella del ciclo mestruale. Ma da dove hai trovato l'ispirazione? Come avevo spiegato, mi è arrivato. Mi è arrivato semplicemente dopo questa cerimonia, questo rito sciamanico con una pianta molto speciale per me, in cui ti fa proprio lavorare molto con l'inconscio. E durante quel rituale avevo il mio ciclo mestruale, paradossalmente, in questo soggiorno. Ed è stato incredibile perché è come se avessi tolto il velo di centinaia di anni di inconsapevolezza di quanto il sangue mestruale era una cosa incredibile, è una di quelle cose che quando noi riusciamo a portarci una certa dose di riverenza, anche solo accettazione, ma il step successivo dell'accettazione è proprio riverenza, devozione, la mia vita è cambiata completamente, ho visto attivamente cose fisiche intorno a me cambiare, le mie relazioni sono cambiate, il mio rapporto con determinati lavori è cambiato, cioè... lavorare col sangue per me è lavorare con l'inconscio. Quindi è una sorta anche di pratica, di preghiera. Sì, esatto, una meditazione incredibile ed è meraviglioso perché ho creato proprio un movimento, si chiama The Menstrual Art Movement, e ci sono, ogni giorno io ricevo almeno 15-20 messaggi di donne, ogni giorno, che mi mandano i loro disegni. Wow. È una cosa che è proprio partita, è diventata esplosa. E ci sono un sacco di donne che stanno ricevendo questo beneficio e dicono tutte la stessa cosa, che è una cosa fantastica, che sono grate ogni dire, felicissime di fare questa cosa, è proprio un atto di reclamation, di reclamazione del proprio ventre, reclamazione del proprio sangue, e proprio lavora a livello inconscio. Infatti tutte quelle che si approcciano a questa pratica dicono, cioè, è una cosa che è come se trovo casa. È come tornare a casa, una cosa meravigliosa. E scommetto che qualcuno a questo punto si chiederà, ma come fa a raccogliere il suo sangue?
E come lo fa a conservare, insomma, note tecniche, dai, un po' di behind the scene. Hai ragione. Allora, esistono modi per raccoglierlo. Quello più comune, che ormai adesso è, cioè, è abbastanza consolidato e famoso, e mi meraviglio che ancora oggi non se ne parli più di tanto, cioè non è un'opzione che ti spiegano già quando hai il primo ciclo. Esistono le coppette mestruali, sono delle coppette fatte di silicone medico, 100% medico, quindi assolutamente non invasive, non hai chimicanze, cose che vanno a infierire col tuo pH, col bilancio, con balance, your pH balance della vagina, e hanno questa funzione infatti di raccogliere il sangue, invece degli assorbenti che tendono a assorbire. Quindi quando assorbi è difficile tirarlo fuori, è difficile poterlo utilizzare, soprattutto se usi assorbenti industriali, quelli sono fatti con sostanze chimiche che non fanno assolutamente bene, che portano anche tante infezioni, quindi è già la prima cosa che dico, buttatele via per piacere, non finite neanche il pacchetto, semplicemente buttatelo via. Io ho una coppetta mestruale nel mio shop che sta andando moltissimo perché ha una forma particolare, che io utilizzo comodissima. Ah, ok, perfetto, grazie. Quindi ha questo ruolo che può raccogliere il sangue ed è bellissimo per vari motivi, ma uno perché la donna può veramente guardare il proprio sangue, hai un'idea di quanto sangue stai veramente perdendo, tantissime rimangono stupite, dicono: Madonna, io penso di sempre perdere tantissimo sangue, invece in realtà non è che ne perdo tantissimo, riesci a vedere tutto il sangue, riesci a vedere la texture, riesci a vedere il colore. E mi sembra che già oggi, cioè nel mondo della sanità, il ciclo mestruale, la qualità del tuo ciclo mestruale è il quinto segno, come si dice, ce l'ho in inglese, the fifth vital sign, cioè attraverso la consistenza, la texture del tuo ciclo mestruale riesci a capire il tuo corpo come sta. Ah, boh. Quindi è una cosa molto importante questa, quindi sapere cioè, come è fatto il tuo ciclo, come... In base al colore, in base alla texture, se c'è troppi grumi o c'è tanto endometrio, ci sono delle caratteristiche che riescono a far capire se il tuo corpo sa troppe proteine, troppa poca proteina, se è troppo scuro, se hai troppi dolori. Siamo esseri olistici, quindi il nostro sangue dice direttamente come stiamo noi a livello di salute, e questo è molto molto importante. Quindi iniziare a consolidare un rapporto con il nostro ciclo ne vale anche della nostra salute. Oltre a livello emotivo, a livello spirituale, mettiamo, perché poi ti rendi conto, no? Cominci a vedere il tuo sangue, prima magari hai disgusto, prima magari guardi in un certo modo, e poi però succede qualcosa, perché il tuo coscio sta lavorando e dici: però in realtà sai che è proprio carino, ma guarda che è proprio bello, ma tu è bellissimo, e io oggi sono, guardo, cioè lo tratto come oro, cioè per me è oro colato, mi faccio le maschere di sangue, cioè ci sono cose che poi si possono fare così. Come fai? Dopo averlo raccolto, lo puoi tenere in frigo, puoi conservarlo in frigo. Io lo conservo fino a 7 giorni. Io sono un'artista mestruale, quindi lo conservo anche in freezer. C'ho il freezer pieno del mio sangue mestruale, sembro un Un sacchetto vampiro, di però. piselli e il sangue mestruale lì accanto. Che tra l'altro, In realtà. che abbinamento. Quindi si può conservare per tutto il tempo, ma la cosa più bella che si può fare anche è, come veniva fatto anche nell'antichità, dopo che hai vissuto il tuo ciclo mestruale, magari hai fatto il tuo disegno, hai fatto i rituali che volevi fare, anche solo di consacrazione, cioè tenerlo in un vaso, metterlo su un altarino o qualcosa, semplicemente portare la tua intenzione, portare il tuo amore, anche solo fare affermazioni come: io ti amo, ti apprezzo, sai. Infonderlo di energia positiva cambia radicalmente il rapporto che hai con il tuo ciclo. Dopo questo puoi donarlo alle piante, e questo ha dei risvolti pazzeschi, perché soprattutto chi è amante delle piante, perché proprio vedi le piante che, cioè, esplodono, a un certo punto letteralmente esplodono. Guarda quanto sta bene questo. Ti do sempre il mio sangue, e queste sono super rigogliose, ma in pochissimo tempo. Quindi puoi diluire un po' di sangue con l'acqua, troppo sangue diventa un po' troppo intenso per la pianta, quindi se lo diluisci con abbastanza acqua diventa un fertilizzante incredibile. Infatti i contadini cosa usano? Il sangue della vacca per fertilizzare i campi. E quindi, Quindi il perché no? sangue di per sé è esattamente il fertilizzante più grande nel mondo. E anche questo atto, sai, di donare alla terra,
ti riconnetta a un archetipo, diciamo, della madre che mm-hmm. nutre di nuovo la pianta. Noi veniamo dalla madre, noi stiamo ridonando alla madre, e creiamo questo flusso in cui ci stiamo riconnettendo con i ritmi della terra ed è assolutamente meraviglioso. È tutta una sensazione interna che è proprio pacifica, serena, bella, ti nutre nel profondo. Quindi sono tantissime cose che si possono fare con il ciclo. Meraviglioso. Bene, Jasmine. Allora, noi siamo arrivate alla fine della nostra bellissima chiacchierata. È stata molto interessante. Sono molto, molto curiosa di sapere che cosa ne penseranno le persone che vedranno questa intervista. Quindi ti ringrazio per essere stata qui con me. È stato un piacere e se hanno bisogno chiaramente di guida o vogliono saperne di più mi potete trovare su Facebook, Instagram, e ovviamente lascerò tutti di più, chiaramente, sì. Lascerò tutti i link e i vari contatti per sentire Jasmine più da vicino. Grazie ancora. Thank you so much. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Io non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi con un commento qua sotto. Ovviamente trovi tutti i contatti di Jasmine per scoprire un po' di più sul suo mondo qua sotto. E noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana con una nuova intervista.